Benvenuti per la seconda gara della categoria giovanissimi, oggi di fronte a Aosta e Centro Storico Montesilvano, appunto per la seconda gara di oggi 23 giugno 2015. Prova a accelerare e fare tutto da solo davanti al portiere, ci supera Valloscura. Gamberini l'1-2 con Pettinari che non si chiude, però Pettinari riconquista un buon pallone, ce l'ha sul destro Pettinari, salta il portiere Pettinari! Sblocca la partita, fa 1-0 il numero 5. Iniziativa dei compagni, poi riconquista per un attimo il pallone, la palla rimane lì, questa volta sbaglia da solo Vetuschi. Marrazzo col tacco, la palla arriva di Iorio Baroni. Fea per Pettinari in posizione avanzata al numero 5, vede l'arrivo di Gamberini che incrocia. Per Fea, ritorno a Mascherone, il portiere è uscito, calcio di rigore, fischia l'arbitro, il fallo è stato palese di Petricca, calcio di rigore per l'Aosta. Parte Mascherone col destro, la parata di Valloscura. Valloscura che esce bene, podio, recupera una gran palla. Pettinari, il gol incredibile, Pettinari bacia il palo interno e la mette alle spalle di Valloscura. 2-0, doppietta Pettinari. Recupera il pallone Mascherona, c'è Podio che può calciare, Podio col destro, prova a piazzarla, poi Mascherona la chiude Gamberini, fa 3-0 sotto la traversa. Libero, arriva adesso il pallone a Pettinari che rientra sul sinistro, 3-0, tripletta di Pettinari che fa tutto da solo, meglio 4-0, ma la tripletta è proprio la sua. Balla messa dentro, chiude Mascherona! In diagonale, questa volta imprendibile, si riscatta dopo l'errore del dischetto, fa 5-0. Laterale, mantiene alto il pressing, la formazione in maglia nera, Bertot dal volo, la traversa! Cala il sipario su Aosta, Centro Storico Montesilvano, Pettinari con una tripletta stende i rivali, alla fine finisce 5-0 per i valdostani.